Ciao bella gente, come va? Tutto bene? Il canale di Camper Job sta cambiando perché ci sono troppe persone che hanno deciso che con i loro pollici in giù pensano di farmi stavo suonando ai corvi, guarda caso, no? Corvi. Troppe persone che hanno deciso con i loro pollici in giù di rompermi le scatole. Anche i commenti che ho messo in maniera che arrivassero quando sono offensivi, li guardo io appena appena, tac, rimuovi. Loro ci hanno messo magari mezz'ora, un'ora a scrivere le loro cavolate e io faccio clic e rimuovo. Qui non si tratta di non accettare le critiche, qui si tratta di persone che vengono su Camper Jobs e gratuitamente vogliono fare del male, quando io non ho mai fatto del male a nessuno. Pensateci bene, cosa ho fatto io? Che cosa ho fatto? Ho detto due stronzate in una live perché mi sono incavolato? Allora quello è fare del male, perché ti arrivano dentro i troll, ti fanno incazzare, allora io ho fatto del male. Ma invece c'è qualcuno che sicuramente si diverte. Io non è che sto troppo a menarmela, mi fai il mazzo per 20, 22, 23 ore con un sacco di giga di video, poi arrivano questi, come li chiamo io, scrittori, e cominciano a sparare cazzate a raffica, no? E qui e lì e là e su e giù. Sembra che la gente ultimamente goda a vedere i cavoli altrui e poterli commentare. Forse perché non hanno una vita loro, può essere. Forse sì, può essere. Non hanno niente nella loro testa, nella loro vita, nella loro routine monotona, continua e probabilmente è quello che li ammazza. Allora si sfogano con qualcuno che ritengono sia il loro bersaglio, in questo caso io. Beh, sono grosso come bersaglio, 97 kg, 1,82 m. Ho fatto un bel incidente una volta, ma ne è rimasto abbastanza. Comunque, è strano YouTube Italia, è veramente strano. Guarda come balla questo, balla da solo in strada, bello. Tanto alla fine o fai una cosa o non la fai, voi siete sempre lì a scrivere. Ma provate a guardarvi dentro e scrivete quello che vedete, o devo pensare che non ne avete il coraggio? È facile, perché è più facile puntare il dito contro una persona e dire tu hai sbagliato, hai fatto questo, hai detto quello, tu sei questo, tu sei quello. Chiedo scusa invece a tutti i follower, tutti gli amici, tutti quelli che mi seguono, quelli sì. Perché giustamente io lo dirò in privato quanti sono i like e i dislike, dai, così ci facciamo due risate ancora alla faccia di questi butter.